Cavour è un festival che è nato nel 2017 grazie all'intervento della Proloco ed è un festival enogastronomico che comprende anche musica, arte e artigianato. Nasce dal desiderio e dal sogno di noi pochi ragazzi, perché all'inizio ne eravamo davvero pochi, di dar per un giorno vita al centro storico. È parzialmente disabitato, sono poche le famiglie che ci vivono. Cavour nasce come evento estivo, in realtà negli anni è diventato molto di più, è diventato una rete, un coinvolgimento relazionale di persone, enti, aziende. Gli stessi residenti che abitano il centro storico tutto l'anno ci danno una mano nei preparativi, e quindi è qualcosa che adesso coinvolge davvero tante persone che hanno l'obiettivo comune di lavorare per dare una nuova luce a questo centro storico, che è di una bellezza paesaggistica e storica davvero disarmante e che ha vissuto un po' lo spopolamento e il fenomeno di immigrazione di persone che lo hanno lasciato in favore di quella che è la zona nuova del paese. Inizialmente non fu facile, perché comunque non avevamo tantissime risorse, eravamo ragazzi, quindi giovani, alla prima esperienza, perché non avevamo minimamente mai organizzato eventi né di questa portata e nemmeno di una portata inferiore, quindi comunque ci siamo messi davvero alla prova. Abbiamo ricevuto inizialmente pochi aiuti, più che altro da qualche attività locale, però il tutto è stato quasi autofinanziato. Ad oggi abbiamo attivato diverse collaborazioni con enti come l'Ente Parco Nazionale del Gargano, Ferrovie del Gargano, con le aziende che partecipano a Cavour per la promozione dei prodotti del territorio, e stiamo lavorando proprio in questo senso per far sì che sia un'iniziativa di paese oltre che di una singola associazione, per far capire soprattutto il potenziale di attrazione turistica e di accoglienza turistica di questo centro storico. Siamo più o meno 80-85 soci, tra questi giovani e giovanissimi, abbiamo anche ad esempio un appena 18enne, e passiamo l'estate insieme a fare questi preparativi e a condividere ogni momento, uniti proprio da quella che è una passione, una sorta di affetto comune per il nostro territorio e soprattutto per quello che è un sogno, un desiderio, quello di rivedere la luce che c'è durante l'evento Cavour tutto l'anno nel centro storico, di vederlo sempre pieno di gente, con attività, sempre in fermento. Non bisogna mai trascurare ciò che è stato, quindi bisogna anche dare un'importanza al passato, e quindi abbiamo pensato di portare quello che era il nostro presente, la nostra vita, all'interno di un posto che noi stessi residenti viviamo davvero poco. Abbiamo chiesto a tutte le attività, ai musicisti, agli artigiani, di spostare per un giorno la loro solita attività che generalmente svolgono altrove, di spostarla all'interno del centro storico. I nostri preparativi iniziano già dal mese di maggio con una serie di iniziative che includono poi bambini, laboratori, artigianato. Alla fine ci dà una soddisfazione pazzesca, perché ci guardiamo uno con l'altro e stiamo davvero remando nella stessa direzione e cercando di portare un risultato importante, che è quello poi di far conoscere e far provare agli altri quello che proviamo noi ogni volta che varchiamo l'ingresso del centro storico. Il centro storico nel dialetto cagnanese è definito Cavour, quindi proprio la parola Cavour va a riprendere un po' il Cavour. E inoltre l'idea era quella di inserire all'interno del centro storico tutto quello che Cagnano poteva offrire, che nel nostro dialetto sarebbe Cuddu Cavour, quindi la parola va a richiamare sia il posto del centro storico ma anche il modo in cui noi tendiamo a dire quello che vuoi. L'obiettivo era far conoscere all'esterno del nostro paese la bellezza di questo centro storico, e in qualche modo possiamo dire che negli anni qualcosa è cambiato. Ad esempio, tante persone residenti in altre parti d'Italia hanno acquistato degli appartamenti, li hanno ristrutturati, gli hanno dato nuova vita e trascorrono parte dell'anno proprio a Cagnano Varano nel centro storico. Noi ci auguriamo soprattutto di riuscire a rivedere questa luce che in realtà si scorge a tratti solo negli eventi estivi, perché ci crediamo, ci stiamo mettendo tutte le forze, tutta la nostra esperienza, e vogliamo dare visibilità ma soprattutto nuovo coraggio alle prossime generazioni, perché invece di andare via, ritornare e restare dove poi il cuore è, il cuore resta, e speriamo davvero di potercela fare, di avere un futuro diverso per questo centro storico.